Il sottosegretario con delega ai trasporti Umberto D'Annunzis, insieme a una delegazione dei sindaci, ha incontrato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Enrico Giovannini per affrontare il nodo del caro pedaggi sulle autostrade abruzzesi A24 e A25. Il ministro, ha riferito D'Annunzis, ha confermato la sterilizzazione delle tariffe fino al 31 dicembre 2021, nonché l'impegno a effettuare investimenti per l'adeguamento dell'autostrada e per la sicurezza antisismica con risorse pubbliche per un importo complessivo di 6 miliardi di euro, 3 dei quali già disponibili. Tra le altre informazioni emerse nell'incontro ci sono la pubblicazione della gara per il controllo di 170 viadotti per 200 milioni di euro, la messa in sicurezza di 36 viadotti e interventi stradali nella Galleria del Gran Sasso per complessivi 800 milioni di euro. Attiva la piattaforma Poste per la prenotazione della terza dose della vaccinazione anti-Covid-19 per i nati fino al 1961. Lo ha comunicato l'assessorato alla sanità. Per prenotarsi basterà collegarsi all'indirizzo che vedete in sovraimpressione, inserendo il proprio codice fiscale ed il numero di tessera sanitaria. Possono prenotare la somministrazione solo ed esclusivamente coloro che hanno ricevuto la seconda dose da almeno 6 mesi o l'unica somministrazione del vaccino monodose. Il sistema telematico esclude automaticamente le richieste che non rispettano questo termine temporale. Le stesse, in ogni caso, potranno essere ripresentate all'effettiva scadenza dei 6 mesi. Sarà possibile procedere alla prenotazione anche contattando il numero verde 800 009966, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20, oppure utilizzando uno dei 270 sportelli Postamat attivi sul territorio regionale, pur senza essere clienti Poste, ma accedendo con la tessera sanitaria. Anche i 630 portalettere in servizio in Abruzzo, attraverso i palmari a loro disposizione, potranno prenotare la vaccinazione. Inaugurato all'Aquila il nuovo modulo di terapia intensiva dell'ospedale San Salvatore, un'opera realizzata grazie al contributo di 700.000 euro della Fondazione Carispac, dell'ANCE e delle associazioni L'Aquila per la Vita e Vado. La nuova dotazione permette alla struttura di raggiungere 18 posti letto, esattamente il doppio di quelli che aveva prima del Covid. Aspetto più importante è che saranno posti letto strutturali destinati a rimanere anche una volta terminata la pandemia. Oltre ai 4 posti letto nuovi, i preesistenti sono stati sottoposti ad una ristrutturazione. Un bel esempio di collaborazione tra istituzioni pubbliche e private per il bene della comunità, come ha sottolineato l'assessore alla salute Nicoletta Verì. L'Abruzzo, ha aggiunto il presidente della regione Marco Marsilio, continua a dare risposte concrete sull'emergenza sanitaria. Questo reparto è anche un esempio di sinergia unica, di grande generosità, un motivo di orgoglio non solo per la comunità aquilana ma per l'intero Abruzzo. Presenti alla cerimonia anche il vicepresidente del Consiglio regionale Sant'Angelo, il sindaco Biondi, il manager della ASL Ferdinando Romano, il prorettore Mecozzi e il direttore del dipartimento Guido Macchiarelli, oltre ai rappresentanti del comitato dei finanziatori. La Giunta regionale, su proposta del presidente Marco Marsilio, ha approvato la versione finale del piano di difesa della costa dall'erosione, dagli effetti dei cambiamenti climatici e dagli inquinamenti. Con il provvedimento, inoltre, sono stati approvati anche gli elaborati definitivi del piano di difesa della costa dall'erosione, dagli effetti dei cambiamenti climatici e dagli inquinamenti, redatti dal Servizio Opere Marittime, conservati agli atti del servizio ed inseriti sul sito istituzionale della Regione Abruzzo nella sezione pianificazione territoriale. Il piano ora sarà trasmesso al Consiglio regionale per l'adozione definitiva. Via libera della Giunta regionale al contributo in favore delle famiglie per l'acquisto dei libri di testo per le scuole medie e medie superiori dell'anno scolastico 2021-2022. Su proposta dell'assessore all'istruzione Pietro Quaresimale, il governo regionale ha provveduto a trasferire 2 milioni e mezzo di euro a tutti i comuni abruzzesi per il rimborso in favore delle famiglie. È una misura attesa da molti, ha commentato l'assessore Quaresimale, ed è per questo che ho chiesto agli uffici regionali di definire tutte le procedure amministrative per permettere ai comuni di pubblicare i bandi per distribuire i 2 milioni e mezzo di euro.
Come sempre, ha aggiunto l'assessore, la misura guarda alle famiglie e ai nuclei familiari più bisognosi, quelle stesse famiglie che tra mille difficoltà riescono a garantire con l'acquisto dei libri regolarità alla didattica dei propri figli. Anche quest'anno, nella ripartizione fissata comune per comune, sono stati adottati criteri oggettivi in modo da evitare sbilanciamenti. Il contributo è stato calcolato tenendo conto del numero degli studenti registrato nell'anno scolastico 2020-2021 secondo i dati forniti dai comuni e liquidando per ogni studente che frequenta la scuola media di primo grado la somma di 200 euro e di 147 euro e 21 centesimi per ogni studente di scuola media superiore. Sarà l'Abruzzo ad ospitare la 14ª edizione del Festival Nazionale dei Borghi Più Belli d'Italia nel 2022 nel mese di settembre. 3 giorni dedicati all'evento per rimettere al centro la valenza dei borghi come strumento di promozione e marketing territoriale che offrirà ai visitatori l'opportunità di scoprire una rete di eccellenze dei piccoli centri abruzzesi. Abateggio e Caramanico Terme saranno il cuore della manifestazione, ma sono previsti eventi programmati che anticiperanno il festival e si terranno in altri borghi abruzzesi che fanno parte dell'Associazione Nazionale dei Borghi Più Belli d'Italia. Sono previsti convegni, tavole rotonde, un tour nei 4 capoluoghi di provincia, L'Aquila, Pescara, Chieti e Teramo e un grande evento a Pescara in Piazza Salotto. Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti il presidente della Giunta regionale Marco Marsiglio, l'assessore Guido Quintino Liris, Antonio Di Marco, presidente dell'Associazione Borghi Più Belli d'Italia Abruzzo Molise, oltre ai sindaci di Abateggio, Gabriele Di Pierdomenico, e di Caramanico Terme, Luigi De Acetis, al presidente del Consorzio di Tutela Zafferano DOP, Massimiliano Di Innocenzo, e Marco Giusti, sindaco di Scoppito, in rappresentanza dell'ANCI regionale.